Dopo 3 settimane dall'ultima partita di Monte San Savino, l'Arezzo va a giocare a Piancastagnaio. Neve alta ai bordi del campo, erba artificiale dentro. Bacis lascia in panchina Sissé, rientrato venerdì dal torneo di Viareggio, e lo rimpiazza con Borgogni, che va a formare il tridente insieme a Raso e Martinez. 4-3-3 per la pianese di Bacci, che in casa quest'anno non ha mai perso. Un centinaio di tifosi amaranto in tribuna, salutati dalla squadra prima del via. L'Arezzo parte bene, aggredisce gli avversari, il primo brivido all'11esimo, Crescenzo carica il destro da fuori area e centra la traversa con Verdelli battuto. Nonostante i calciatori facciano fatica a mantenere l'equilibrio sul sintetico bagnato, l'Arezzo si rende di nuovo pericoloso al 16esimo. Raso scodella una gran palla in area per Martinez, che però cincischia nel controllo e poi si fa ribattere la conclusione da Verdelli. Il forcing dell'Arezzo è costante, al 26esimo ci prova anche Borgogni con una punizione da posizione invitante. Il suo destro però è troppo centrale e finisce in bocca al portiere. All'improvviso, al primo tiro in porta, la pianese passa in vantaggio. 1-2 al limite dell'area, l'argentino Pereira trova il destro vincente che, grazie anche a una deviazione, finisce alle spalle di Bucchi. L'Arezzo non ci sta e, ben guidato da Ciasca, a metà campo si riversa in avanti a testa bassa. Al minuto 39, su una punizione di Borgogni dentro l'area, Crescenzo spara alle stelle il pallone del possibile 1-1. Il gol che non t'aspetti arriva in chiusura di primo tempo, quando la pianese manda del giusto all'1 contro 1 su Pucci, che accompagna l'avversario fin dentro l'area e gli lascia il corridoio dove indirizzare il diagonale, su cui Bucchi non arriva. 2-0 pianese e amaranto storditi. Il classico tè caldo dell'intervallo non funziona granché per l'Arezzo, che dopo 40 secondi della ripresa subisce la mazzata definitiva. Gagliardi apre il gas a sinistra, penetra in area e mette in mezzo un pallone forte e teso sul secondo palo, dove Giomarelli, in scivolata, anticipa Mautone, batte Bucchi per la terza volta. Fa festa l'ex amaranto, si guardano attoniti i giocatori di Bacis. Eppure la possibilità per riaprire la gara arriva appena un minuto più tardi, quando il tiro sbagliato di Borgogni finisce sui piedi di Martinez, che però anche stavolta manda addosso a Verdelli la palla che avrebbe rimesso in piedi l'Arezzo. La partita dell'argentino finisce qui e Bacis al suo posto manda dentro Sissé. Al minuto 9 un lungo cross di Mencarelli da sinistra finisce sul piede di Crescenzo, ma il centrocampista cicca completamente la conclusione e manda sul fondo. Bacis allora cambia ancora, fuori Mautone che salterà la viterbese per squalifica e dentro Rubechini per avere più soluzioni offensive. La pianese però si chiude a riccio e l'arbitro Boggi a metà ripresa valuta nei limiti del regolamento un contatto in area fra Rosi e Sissé, nonostante le proteste dell'attaccante. Gli amaranto collezionano 9 calci d'angolo e poco dopo la mezz'ora è Raso di testa a non inquadrare lo specchio della porta. A chiudere definitivamente il match ci pensa allora Giomarelli, che fila via a Pecorari, sfonda dentro l'area in diagonale, non dà scampo a Bucchi. Quarto tiro in porta, quarto gol per una pianese micidiale in attacco. Che per l'Arezzo non sia giornata lo dimostra l'ultima conclusione di Raso in zona Cesarini, con Verdelli che dice no un'altra volta e conferma la difesa interna dei bianconeri come la migliore di tutto il campionato. Finisce così come era cominciata, con i giocatori sotto il settore dei tifosi amaranto, ma stavolta sono fischi e ululati da parte del pubblico inferocito per l'andamento della gara e scuse da parte dei calciatori per una partita persa e chissà, forse anche per un primo posto ormai troppo lontano.